nonna che se non viene l'acqua non si mette a tavola. Cavaliere, signorina va a chiama di roba. Ma dai, per me la schiera l'altra. Allora va a chiamare papà. In gelo carocca e sta arrivando. Oh, qua. Caroli, ma non si sente più quello, ma come sa da fare con questo? Sto qua, sto qua. Vieni a casa, siete vicino a me, bello nudo, mi dispiace nonno, ma io oggi non mi posso sedere. E perché? Giuliane, io sono rimasto con Federico, gli facevo un cenno dal balcone se poteva salire o no. Ah, lo dice a me. Ah, Gesù, e a chi lo devo dire? Vabbè, se sale Federico io scendo da Mariolina e mi faccio invito a pranzo da lei. Ma allora me ne devo andare pure io, po'. Rocco, devi chiedere il permesso a me. Ah, boia, no, no. No, senti qua, quello Federico è il mio carissimo amico, no, allora tu certe cose le devi capire, che faccio? Lo lascio in mezzo alla strada nelle condizioni in cui si trova, chi non la fa una fassaria. Ma guarda, mai. Hai capito, nonno, tu adesso siediti qua, mangia, non fare capricci. Tu sei uomo, conosci i doveri dell'amicizia e non mi puoi consigliare diversamente, no? Ma perché Federico non può salire pure? Eh no, perché ha litigato con Giulianella, hai capito? E allora Giulianella mi farà la cortesia di andarsene lei. Ah, io me ne posso andare, se poi se ne va Rocco me ne volete andare pure voi. Sì, perché il malumore in casa ne fa trascinare. A ogni modo, lei non è importante. Chi me ne vado, statevi bene. Aspetta, mannaggia la porta qui dentro! No, no, ma perché la gente non capisce mai per conto suo quello che può essere il desiderio di una persona e lo accontenta subito, senza costringere questo disgraziato a usare la forza per ottenere ciò che gli spetterebbe di diritto! Mannaggia la capro giù! No, non te lo fate apposta! E io non è che per orgoglio non confesso una mia debolezza, ma che me ne importa a me? All'età mia mi metto a fare l'educato. E come sono scucciata più piccolo. Io aspetto tanto, benedetti Dio, la domenica per mangiare un piatto e maccaruno seduto vicino al Rocco. Un piatto e maccaruno, questo è tutto. Perché lo sapete che non arrivo al secondo che mi addormento. Quante altre domeniche mi restano ancora? Rocco, Rocco, va a chiamare Federico, va, non ti muore dal posto tuo come sto con i nervi oggi, ti consiglio non fa la cratina. Va bene, però non mi potete costringere a parlarci, io vi avviso, non lo guardo nemmeno in faccia. Questi sono fatti due, ma non ti muore dal posto tuo, Rocco, va. Allora io vado, nonno, siediti che fra due minuti sto qua. Quando vieni tu passi. Vabbù. Vieni, porti in tavola.